Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Card Shark. Oggi il conte fa arrabbiare anche i pirati, che sembrano molto felici di sconfiggerci sia a carte che con la spada. Poi veniamo scoperti da un importante nobile e solo un abile trucco riuscirà a salvarci da morte certa. Buona visione! Un gomblotto, signori! Siamo rimasti coinvolti in un gomblotto che coinvolge la corona stessa, Re Luigi XV, Ireneo che si veste da donna e diventa la baronessa di Stococchio, e non ho capito il signor conte qua cosa c'entri, ma vabbè, dettagli, sono profondamente confuso. Allora, ci hanno detto di andare a parlare con il mago prima di partire per la Corsica. Baronessa, la serata è incantevole, andiamo a fare una passeggiata? Ma non ho capito, quindi il conte c'ha un inciuccio con Ireneo che si veste da baronessa. Per motivi non meglio precisati, ma vabbè, dettagli. Signor mago, buonasera, mi narri tutte cose, che fai, giochini con le carte? Com'è andato il raccolto stavolta? Il conte ha detto che avrebbe lasciato 190 Luigi. Tu quanto puoi mettere da parte? Beh, ne abbiamo parecchi e dopo ho capito una cosa molto importante. Praticamente 480, la cifra che vedete in alto a destra, è la quantità complessiva di denaro che abbiamo sia io che il signor conte. Quindi quando andiamo a privarci del denaro, in questo caso, si sommano le due cifre. Ovvero se io dono la sua stessa cifra, ci priveremo di 380, in questo caso di 390, quindi ci rimarranno 90 Luigi. Olè! Ci ho messo un po' a capirlo, ma ce l'ho fatta anch'io. Beh, lo apprezziamo molto. Potrà sembrare strano, ma con questi soldi cambieremo il mondo. Te lo prometto. Sì, dimmi di più. Stiamo contattando altri campi. I nostri soldi adesso vengono tutti utilizzati nella Francia del Sud. Non resta molto per noi, ma ci accontentiamo. Hai contribuito con 990 Luigi alla nostra cauta. Già che sei qui, ti va di fare un gioco? Sì, basta che non finisce tipo solo enigmista, ma vabbè, dettagli. È un gioco molto semplice per migliorare la tua destrezza. Devi lanciare le carte nel mio cappello. Ok, sembra semplice, ma mi avete anche fregato col gioco della monetina. Allora, devo premere A. Cos'è che vuoi della mia vita? Devo tirare indietro la... Oh, ho capito, ma è scomoderrimo. Devo rimanere vicino alla barretta e poi lanciare. Oh, se è complicational. Aspetta. Aspetta, no, è troppo sensibile il cocchio di controller. Il rischio di errore è troppo elevato. Aspetta, che poi col mio daltonismo. Ok, non è che la coda mi si semplifichi più di tanto. Porco cane! Sono andato oltre. Non sembri concentrato. Vuoi continuare ad esercitarti? Sì, ce la posso fare. Ottimo, ti farò proseguire in pace. Ecco, signor mago, stia zitto. Ammetto, sarebbe molto... provare con mouse e tastiera. Non puoi cambiare il sistema di comandi durante una manche. Continua a usare i comandi attuali o ricomincerai la manche. Va bene, continuo. Sembrava troppo bello per essere vero. Devo ancora capire se è un gioco sviluppato per mouse e tastiera o controller. Probabilmente prima o poi questo trucchetto ci sarà utile per riuscire a vincere o a fare qualche mossa faiga, porco cane, stile conte. No, ammetto, la mia maggiore difficoltà è riuscire a vedere la barretta verde e la barretta che c'è dietro, all'interno della quale io devo rientrare. Purtroppo il mio daltonismo mi frega, ma poco una cifra. Quindi devo fare riferimento più o meno alla barretta grande che c'è lì sopra. E vedete che commetto... Eh sì, però è troppo sensibile. Dicevo, commetto molti meno errori. Però che faticaccia, ok, ma contento. Per adesso basta così. Prima di riprovare, fammi prendere queste carte. Meglio non perderle. Immagino che tu voglia continuare a esercitarti. No, no, basta, basta, molto bene. Se qualche volta vuoi riprovarci, vieni a trovarmi. Ok, abbiamo imparato un nuovo trucco. La carta nel cappello. Ce ne mancano ancora 18, gente. 18. Ah, ok. Mi sono riuscito un po' a tranquillizzare, mi consolo. Ho donato praticamente tutto il mio denaro. Conte, dobbiamo andare in Corsica. Porca di quelli per Corsica. Quando avete finito di fare camporella, limonare in mezzo alla foresta e via dicendo, e copulare come non ci fosse un domani. Finiamo qui per adesso. Non vuoi proseguire con il mago? No, no. Basta così, sono profondamente scosso. Bene. Ed inoltre, nei commenti mi avete anche detto che se vado sul simbolo delle monetine, possiamo recuperare del denaro extra all'occorrenza. Ma ciancio alle bande, dobbiamo partire per una bella crociera verso la Corsica. Corsica, un luogo patetico, senza alcuno splendore. Soltanto montagne, colline e capre. Tuttavia, è là che dobbiamo dirigerci se vogliamo trovare Teodor. Per raggiungere Ajaccio
mio ci serve un tipo di nave speciale. Una nave del tipo discreto, se capisci che intendo. Conosco il capitano giusto che potrà portarci laggiù, ed è pure un giocatore d'azzardo. A Po devi aver incontrato diversi marinai. Com'erano? Pericolosi, questo è poco ma sicuro. Ovviamente non dobbiamo prenderci gioco di loro. Ci serve un modo semplice per spirciare le carte. Inizierai con una nuova tecnica chiamata lo sguardo riflesso. Basterà usare una superficie riflettente per sbirciare da sotto le carte del nostro avversario mentre le distribuisci. Sì, ma ci sgama lontano un chilometro. Dai, anche un cretino capisce quello che stiamo facendo, a meno che non siano imbriachi. Poi mi comunicherai quello che hai scoperto con il nostro vecchio segnale pizzica e lascia. Ah, quello delle dita, e poi dipenderà come molli la carta. Non serve soffermarsi su una tecnica che già conosci. È una strategia semplice. Vediamo se riesci a portarla a termine senza il mio intervento. Forza! Allora, vediamo un po', dobbiamo dare una carta al Sir Conte ed è qui che entra in gioco la superficie riflettente. Vedete, abbiamo un asso di cuori. Presumo che maggiore sia il... sì, di cuori, scusate, di fiori, dicevo. Maggiore è il tempo che noi perdiamo a guardare l'immagine riflessa e maggiore il rischio di venire strasgamati. Questo è un 7 di fiori. A noi interessano tendenzialmente solo le figure principali, quindi il Jack, il Re e via dicendo, tutte le altre non sono minimamente importanti per il nostro trucco. Ribadisco che, voglio dire, anche un pirla capirebbe quello che stiamo facendo. In questo caso abbiamo un 10. Non penso che sarebbe una tecnica realmente utilizzabile. Ad ogni modo abbiamo un asso di fiori, quindi il seme è corretto. E l'asso era invece verso l'alto. Perfetto, fin qua tutto bene. Ben fatto! Yay! Nuova tecnica, il riflesso. 11 di 28. Signori, non siamo ancora a metà. Vuoi esercitarti ancora o preferisci riposare fino all'arrivo in porto? No, è abbastanza semplice. Perfetto, come vuoi. Farai meglio a tenerti pronto. Nervosismo e mal di mare non vanno mai d'accordo. Marsiglia, Francia, più tardi quel giorno. Oh, lui conosce praticamente tutti. Cosa? Quanto? Siete fuori di testa? 450. Per andare in Corsica. Come mercanzia di dubbia provenienza, questo è il prezzo da pagare per essere trasportato da me, messie. Io e il mio amico diamo il giusto valore alla discrezione. Dovreste farlo anche voi, capitano. O preferite che vi chiami con il vostro vero nome, Revenant de Luçon? Oh! Scamato tantissimo. Chissà che direbbe la brava gente di Marsiglia se sapesse che un pirata passeggia al porto vestito da mercante. Siete gentiluomini ragionevoli. Comportiamoci da uomini ragionevoli. Ci giochiamo il vostro viaggio in Corsica a carte. Se stasera sarete molto fortunati potrete perfino viaggiare gratis. Vi prego di accomodarvi al tavolo del capitano. Ok, lo stiamo già fregando tanterrimo. Sì, però io devo riuscire a padroneggiare questa nuova tecnica. Allora, lui non c'ha neanche troppe monetine, quindi è inutile correre rischi. Porca di quelli per porca. Allora, diamo una carta al conte. Aspetta un po'. Maronne, quanto sale la barretta? Ok, sembrava una carta normale. Dobbiamo imparare più che altro a riconoscere molto ma molto rapidamente le figure. Questo ad esempio era un re di quadri. Altrimenti quella cocchio di barretta sale veramente troppo. Ora, l'unica cosa che può cambiare le carte in tavola è se il tizio c'ha un asso. Perché allo stato attuale, se pescasse anche un altro re qualunque, vedete, asso di cuori? Dicevo, non avrebbe grande importanza. Ok, asso di cuori, sono a posto. Ora non ho più bisogno di controllare le altre carte, perché al conte, olè, basta. Allora, abbiamo detto asso, cuori e poi asso. Per un secondo mi ero dimenticato quello che dovevo fare. Però sì, la barretta è salita veramente troppo. Porco cane. Et bien, capitaine. È così che salivate le navi inglesi ai Caraibi, offrendo degli assi? Beh, all'epoca vi avrei tagliato la lingua per queste parole. Non mi tentate. Ok. No, non lo tento, ma proprio per niente. Come ho detto, posso guadagnare denaro in qualunque momento. Non c'è un modo tipo... Oh, porco cane si sposta. Oh, porco cane si sposta. Questo è un 9, quindi non mi interessa. Oh, forse ho scoperto come sfruttare al meglio il sistema. No, 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 no. Resta qui, resta qui. Jack di fiori, porco cane. No, qua avrò sgamato tantissimo. Ve lo garantisco, gente. Dai, 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 mi asso, re di cuori. Fiori, re di fiori, re di fiori, re di fiori. Ho fatto niente. Cos'era, re di fiori? Me ne sono completamente dimenticato. Aspetta, fiori. Perfetto, ed era un re e quindi in avanti.
Manche vinta? Sì, ma qua rischiamo male. Stasera la fortuna non è dalla vostra parte, capitano. È una questione temporanea, ve lo assicuro. Volete dare le carte? Ho una partita da vincere. Sì, ma contento del quarantino e tanti saluti. Porco cane. E in culolandia. Scusate, posso riavere lo specchio? Buongiorno. Piano, 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 piano. È un 2, 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 è un 2. Ok, a posto. Mi sta salendo un'altitudine assurda. No! Riflesso? Riflesso torna qua. Vita, 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 vita. Ok, un 10, un 10, un 10, un 10, un 10. Però dai, con i trucchi del telone, gente. Solo il telone riesce a inventare i peggio barbatrucchi per fregare il sistema. È una donna di fiori! Donna di fiori! Donna di fiori, donna di fiori. Bellissima donna di fiori. Porca di quelli per porca. Il rischio è molto, molto. Ciao, ne. Scusi, sto aspettando un'onda più favorevole. Porti pazienza. Maronne. Maronnissime. Dai, 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 dai. Asso di picche, asso di picche, asso di picche, asso di picche, benissimo. Ok, non dobbiamo controllare più nulla. Perfetto, era picche, 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 picche. Ok, l'asso è verso l'alto, l'alto è verso l'alto, l'asso è verso l'alto, l'asso è verso l'alto, la. Ok, ce l'abbiamo fatta. Manche vinta per bucissimo. Il pirata bastardo stava sospettando. Siete due diavoli, mi arrendo. In cambio della vostra discrezione. Beh, grazie, capitano. Le nostre labbra saranno sigillate. Adesso andiamo a scegliere le nostre cabine. Oh mio Dio, ci ammazzerà nel sonno, probabilmente ci taglierà la gola. Sarà difficile far cadere Teodoro nella rete. È un finto conte, ma un vero bandito. Oh mio Dio, un bandito, ma come? È corso, per di più. Dimmi, come ti immagini un bandito? Astuto e pericoloso. Esattamente, si aspetterà che bariamo. Abbiamo bisogno di un approccio semplice, sciocco ma efficace. Beh, è venuto il momento che dimostri la tecnica della carta piegata. Piegherai soltanto alcune carte, così potrò effettuare il taglio. Dai a me le carte migliori e all'avversario quelle peggiori. Oddio, questo si complicherà. Al tuo turno dovrai segnare le carte con discrezione, piegandole contro il tavolo. Ma si nota lontano un chilometro. A seconda della direzione in cui le pieghi, le segnerai come carte alte. Ok. O basse. Ok. Vuoi sapere perché? Quanto sei impaziente. Ti aiuterà a creare una pila che darà a me un vantaggio e manderà in rovina l'avversario. Sì, ma si notano le carte piegate. Marone, c'ho tre assi, che buccio di culo. Perché non provi a segnare una carta alta per farmela usare dopo? Allora, prendiamo un asso. Perfetto. Adesso devi segnare il valore della carta. Voglio che pieghi le carte alte all'indietro, come se gonfiassero il petto con orgoglio. Tipo... Vabbè, ma come devo fare così? Ah no, aspetta. Devo capire come però... Oh marone, è scomodissima sta roba. Ok, valore alto. No, sto gioco è fatto per il cocchio di mouse e tastiera. Perfetto. Adesso scegli una carta bassa per lo sfortunato avversario. 1, 2, quindi. Ottimo. Quindi dobbiamo piegarlo in avanti. Piega le carte basse in avanti, come se si rannicchiassero per l'imbarazzo. Quindi facciamo così. Ok. Credo di aver capito, è complicato, ma credo di aver capito. Povero diavolo. Ottimo lavoro, questo è il primo passaggio. Sei pronto ad andare avanti o vuoi ripeterlo? Per adesso andiamo avanti, io sempre al checkpoint. Ottimo. È qui che torna utile l'utilizzo delle carte piegate. Vedi, le carte piegate saranno dei segnali nella prossima fase. Sapevo che non era così semplice, dannazione. Ora arriva la parte in cui il telone tira 926 porchi. Quando gonfi il petto a una carta alta, crei un intervallo sotto di essa e nel mazzo. Ah, ho capito. In questo modo sarà più semplice identificarla quando taglio. Vedete che lascia effettivamente una sorta di segno ovvio. La parte più difficile è rubarla. Qui è fondamentale il tempismo. Quindi devo premere... Ah, ok, ho capito, era B, mi aspettavo di dover premere A di nuovo. Scusate, scusate. Con questi pasticci il lavoro precedente andrà sprecato. Prova ancora. Ricorda, rubare è tutta questione di tempismo. Ho capito, non mi aspettavo di dover cambiare. Porco cane, cambia tasto in continuazione. Ero pronto sulla B. Ho capito. Lon, respira, hai tutto il tempo di questo mondo. Lo sapevo, mi aspettavo la Y stavolta. Quindi può essere una qualunque dei tre tasti. Bastardi. Ben fatto, diventi ogni giorno più bravo. Sì, l'ho rifatta tipo tre volte, che grazie all'editing non si nota, ma vabbè, dettagli. E non dimenticare la carta bassa che abbiamo preparato. Dal momento che siamo giocatori nobili e onesti, faremo tagliare il mazzo all'avversario. Non ci credo manco io, santo cielo. Come facciamo a assicurarci che tagli nel punto giusto?
Ah, con la carta bassa, probabilmente. Oh, uomo di poca fede, rilassati. Credi che una semplice carta piegata non abbia alcuna influenza sul taglio dell'avversario? Beh, lascia che ti mostri un taglio neutro. Osserva attentamente, ragazzo. Creando una gobba sulla carta bassa, si forma un intervallo sopra di essa. Ok. Osserva come le mie dita non possono fare a meno di eseguire qui il taglio. Sì, più o meno, non so se è una certezza al 100%. Per concludere, mai sottovalutare l'influenzabilità di un avversario ingenuo. Aspetta, è finito qua il numero, non c'è altra roba, vero? Che... Ho pronta la scorta di porchi. Quindi aggiungi la carta alta in cima, proprio sopra quella bassa. A questo punto sposta la pila piccola mentre mischi. Come sempre fai in modo che la carta alta finisca a me e quella bassa al mio avversario. Tuttavia conosci già il miscuglio della carta singola. Dunque ricominciamo da capo e potrai mostrarmi in sequenza quanto hai imparato. Allora, come prima cosa prendiamo l'asso. Lo dobbiamo piegare quindi in avanti. Quindi devo fare così. Ok. Devo andare di sbiego praticamente. Poi prendiamo il 6 e lo piego in diagonale opposta, quindi in questa direzione. Ok, l'importante è che non sbaglio la diagonale. Poi, questa è la parte che mi frega. Perfetto, perché non sono pratico con i tasti della Xbox, purtroppo. Ok, il furto l'abbiamo eseguito. Distribuiamo le carte. Non devo fare altro? È così semplice? Non è che le devo tipo mescolare? Aspetta. Ah, ecco che viene la parte bastarda. Allora, di solito è fai così... Perfetto, poi devi calcolare la posizione del conte, quindi 1, 2, taglio al centro e poi giù. Certe cose non cambiano, maronne, ragazzi. E poi, le continuiamo a mescolare perché tutte cose. A posto? Vediamo un po' se ho fatto tutto correttamente. Ben fatto! Maronne, stanno fondendo troppe tecniche. La carta piegata, tecnica 12 di 28. Fatica. Vuoi esercitarti ancora o preferisci riposare fino allo sbarco? No, teoricamente ho capito tutto. Se ne canno una ricomincio da checkpoint. E tanti saluti e vitali in editing. Oh guarda, ci siamo. Eliminiamo questo Theodore. Se non elimina prima lui noi. E che a sto punto mi conviene puntare delle cifre basse per non insospettire troppo. La cala del re Theodore. Stavo leggendo, potevi portare pazienza? A occhio c'è il tizio armato di moschetto. Vedo ti moschetta così di primo mattino, non si fa troppi problemi. Oh, finalmente abbiamo gente inglese. Oh, chi va là? Cosa ci fate qui? Siamo qui per incontrare Theodore. Il re, ma seguitemi. Ok, sembra una persona molto simpatica. Ieri conte, oggi re. Theodore sta facendo una scalata sociale. Oh, il conte è tranquillo. Secondo me di sto passo gli sparano, lo impiccano. O lo... non lo so nemmeno io. Di certo non farà una bella fine. E vabbè, quanto è grossa che la tenda. Ci stanno 826 persone messe una sopra l'altra. Ok, questo deve essere il signore. Oddio, è pieno zeppo di scagnozzi armati. Oh mon Dio, ma perché siete qui? Vi devo dei soldi? Siete ladri o imbroglioni? Nessuno dei due, vostra maestà. Siamo amici di Henri Darami. Gli amici di Henri sono miei amici. Come sta? Sempre decrepito? Diciamo che ultimamente bazzica dalle parti dell'oltretomba. Beh, inguaribilmente. Vi ha raccontato il segreto, vero? È per questo che siete qui. Vostra maestà è molto perspicace. Sì, conosciamo le 12 bottiglie di latte. Ma non tutta la storia, temo. Volete che vi racconti cosa ho visto quella notte, vero? Oh, ma nemmeno per sogno. Papà, dammi l'ordine e colpisco. E vostra maestà? Certo, papà. Vogliamo invece giocarci il segreto a carte? Che proposte elettrizzante! Marone, sì, ma troppe voci, non riesco a ricordarmele tutte di volta in volta. No, sono un doppiatore, porco care. Allora, il signore ha un massimo di 90 monetine. Non è che ci faccia una grande differenza. Non andrei oltre una puntata da 20? Perché abbiamo tutto il tempo di questo mondo, casomai, per spolparlo male. Allora, cerchiamo di dare l'asso al conte, quindi era verso basso a sinistra. Aspetta, vediamo un po'. Ok, la barra non sale poi così velocemente, ma abbiamo tutto il resto della procedura da fare. Quindi possiamo ancora cannarla, ma proprio un sacco di volte. Ok, le abbiamo piegate correttamente. E ora la parte più bastarda. L'ho fatto perfetto, incredibile, ma non faccio promesse. Ok, abbiamo rubato la carta. Perfetto, quindi la prima parte è corretta. Ottimo, sono tutti lì che giocano. E ora ci dobbiamo divertire. Allora, una girata, poi il conte è già a posto, quindi facciamo il taglio lì. E poi una mescolata, vai 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 vai, mescola 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 mescola, mescola più rapido, mescola più rapido, porca di quelli per porca. Ok, perdiamo circa una barretta. Manche vinta, ma non è che mi faccia una grande differenza. Hurra! Le mie labbra restano cucite, un'altra manche, conte.
Potremmo, come ho detto, evitare, anche se perdiamo un po' di denaro. Non vado a piangere il morto, di certo. Possiamo cannare. Ci sono troppi errori che posso rischiare di fare in sto cocchio di partita. E vabbè, il vantaggio del conte non sarà eccessivo. Ma quello che mi fa girare gli Zebedei è che senza barare il conte non riesce a vincere. A prescindere, canna. Aspetta. Ok, ho fatto uno scambio perfetto. Ottimo. È troppo preciso questa volta. No, vi giuro. Ho fatto un paio di prove e le ho cannate. Grazie al potere dell'editing, voi non lo vedrete. Ma faccia finta di nulla, che è meglio. In realtà il gioco te lo dice, dovresti allenarti, non rompere i maroni. Vediamo un po' dove è il conte stavolta. Allora, così. In teoria siamo già a posto. Perfetto, vai. Gira tutte cose. Mescola. Oddio, se avessi la garanzia di non cannare proprio quella fase, potrei tentare di cuccare un po' più di denaro. Vi sto evidentemente battendo. Risparmiatevi qualche moneta e raccontatemi subito la vostra storia. Non ho ancora perso, giochiamo un'altra manche. Ok, va bene. Oddio, potremmo anche spolparlo completamente. E amen, ribadisco, peggiore delle ipotesi, abbiamo perso 50. E vi sarò tutti felici e contenti. Tanto con il conte trovi sempre qualche altro pollo da spennare. Quell'uomo è una garanzia. Ok, poi mettiamo il 4. C'ho un prurito nella vita vera. Non mi posso grattare perché ha tempo. Vai. Ok, a posto. Non cannarla proprio. Adesso. Oh mio Dio, ho fatto lo scambio perfetto. Non ci credo mai nella vita. Mi stupisco che nessuno davvero riesca a notare che abbiamo ciulato una cocchia di carta o che le abbiamo piegate. Allora, vediamo di non fare boiate. Perfetto, allora gira così. Una carta, due carte, tre carte, stacco interno. Oh, porco cane la barretta, oh, porco cane la barretta, oh, porco cane la barretta. Oh, gira, mescola. Oh, sto mescolando più rapidamente di così, porco cane. Le mani bioniche. Abbiamo rischiato anche troppo, gente. Avete vinto e se ne è fuori del gioco. Siamo pronti ad ascoltarvi. Non devo dirvi nulla, ma avete dato la vostra parola. E allora? No, che non lo sapevate. Che razza direi che siete. Re di capre, asini e ginepri. Conte, io queste cose non le direi, che il signore si arrabbia giusto un attimino. Chissà quale tra questi gode delle vostre carezze regali la notte. Questa era pesante. Bonnie, date Bonnie. Mi state insultando e morirete per queste vostre parole. Usciti di papà. Statizi. Oh, marone. Ho detto vostra maestà. Scusi, ma era suo figlio, porti pazienza. Aspettate, sono disarmato. C'è una spada dietro di voi, prendetela. Ma non combatto con le spade, lui combatte con le carte. Vado a prenderla io? Sono molto spadaccino. Marone, non sono molto spadaccino. Ragazzo, perché vuoi morire per queste miserabili? Ad ogni modo, l'hai voluto tu, en garde. E en garde tua nonna, come faccio? Ok. Bravo. Incredibile. Zitto, cacchio, nel vero senso della parola. Ok, abbiamo perso, però. Fermatevi, non vedete che quello sciocco ragazzo ha imparato la lezione? Un vero nobile metterebbe giù la spada e lascerebbe andare il ragazzo impulsivo con un monito. Ok, non mi tagli la lingua, la prego. Le stoltezze dei giovani, per vostra fortuna, mi sento magnanimo. Ora andatevene. Quindi siamo venuti in Corsica per nulla? Abbiamo solo guadagnato un po' di denaro e nulla di che. Vabbè, almeno abbiamo truffato un re, mi consolo. Il problema è che in futuro ritorneremo al covo dei banditi. Se notate bene, in parte all'immagine del tizio, c'è il lucchetto, quindi vuol dire che si sbloccherà un'altra parte della trama. Allora, dove andiamo di bello? Che dite, andiamo a recuperare un po' di denaro al suddetto finile? Oh, possiamo fare una prova veloce? Più tardi quel giorno. Ah, abbiamo fatto tutto in un'unica giornata. Ok, ragazzo, presto dovrebbero essere qui. Chi, scusi? Ma come i nostri avversari di questa sera? Ti ricordi di Tolosa? Quei tre giocatori con un sacco di soldi e una voglia feroce di perderli. Certe galline dalle uova d'oro non capitano spesso. Sarebbe da folli lasciarseli sfuggire. Così ho organizzato una partita con loro. Shh, ecco che arrivano. Pensa alla strategia che vuoi applicare. Ah, questa volta scelgo io la tattica per fregarli. Conte, sembrate particolarmente gioviale stasera. Non che abbia importanza, tanto vincerò io. Vinco al tavolo da gioco, così come vinco sul campo di battaglia. È tornato il generale. Spingere sempre e ritirarsi mai. È raramente da sobrio. Vediamo se queste vanterie hanno anche un fondo di verità.
Oh, possiamo scommettere tanto denaro. Andiamo di 120, sì, hanno cifre praticamente infinite. E vabbè, con quanto denaro. Il raccoglitore disordinato. Oddio, non me ne ricordo tutte queste tecniche. Il riflesso o le dita indiscrete. Le dita indiscrete credo sia quello più semplice da eseguire. Abbiamo un re di picche. Ok, devo solo controllare la carta più alta e poi segnarla come abbiamo fatto prima. Non so per quante partite dovrò farlo, quindi è una tecnica rischiosa. Vediamo un po' che non venga fuori altro, se non viene fuori un asso. Ho un re di cuori all'occorrenza, va benissimo anche il re di cuori. Allora, aspetta, era cuori, perfetto, e il re era in avanti. Olè, valore corretto e manche vinta. Quanto denaro? Oh, per il sedere del vescovo, ho perso di nuovo. Il sedere del vescovo? Che razza di parolaccia è questa? Non tutti si sentono a proprio agio nell'imprecare a voce alta come voi. Bel lavoro, ragazzo. Ora smettiamo finché siamo in vantaggio. Arresto, vai via. No. Vado via. Possiamo ritornare qua, presumo, in qualunque momento. Ah, è già ora. Scusateci, ma abbiamo un lungo viaggio da fare. Alla prossima. Cioè, abbiamo giocato letteralmente 20 secondi, li abbiamo spolpati e vi sono tutti felici e contenti. Ma così è semplice. Come ho detto, possiamo ritornare quando ci pare e piace. Abbiamo uno sfacello di denaro. Possiamo andare ai bagni? Guardi, sono a posto, l'ho già fatta prima. Stiamo andando a Isley Bain. Non l'ho detto malissimo, ma vabbè, dettagli. I bagni attirano ricconi di ogni sorta. È un eccellente campo di battaglia, ma fai molta attenzione. Più alte sono le ricompense e peggiori saranno le conseguenze dell'essere scoperti. Al tavolo dei ricchi le regole sono leggermente diverse. Vogliono tagliare il mazzo personalmente per dissuadere i bari. Quindi cosa faremo noi? Giochiamo lealmente. Ma stai scherzando? No. Chiederemo al nostro innocente avversario di essere così gentile da barare per noi. Vabbè, cos'è sta storia? Prima userai una tecnica che chiamo fino in cima per impilare degli assi. Cosa vuoi dalla mia vita? Quindi ricorrerai a un finto miscuglio all'americana per mantenere quella pila. E per concludere faremo suggellare all'avversario il suo destino avverso con un taglio innocente. Non ci ho capito niente. No, ve lo giuro, questo mi ha confuso profondamente. Questa mi sa che è la tecnica più bastarda che dovremmo mai imparare per adesso. No, se fossi seduto più vicino ti darei un colpetto sulle nocche. Stai correndo troppo. Prepariamo prima la pila. Ok. Per eseguire fino in cima devi far scorrere il mazzo e sistemarlo a mio favore. Pensa a chi andranno le carte quando inizierai a distribuirle. In questo caso siamo in tre, quindi riceverò sempre la terza carta. Te la fai semplice. Una coppia di assi dovrebbe essere sufficiente a farmi vincere. Vuoi solo una coppia di assi? La fetta di culo te la porto dopo. Ok, predisponimela. E come? Fai scorrere il mazzo rilasciando le carte una alla volta con il pollice. Quando trovi un asso, prendilo. All'americana. Vabbè, ma devo farlo così? Bene, al momento l'asso viene distribuito al primo giocatore che sei tu. Ma noi vogliamo che l'asso sia io ad averlo. Prendi altre due carte per spostare l'asso in modo che venga dato a me. Ok, giocarci con il controller è un cocchio di casino. Se provo a usare le freccine del controller, e questo è un controller cinese, e spingo delicatamente verso il basso, al gioco non piace e mi canna la partita. Quindi devo selezionare carta a caso. Ottimo, adesso che l'asso è nella giusta posizione tra le carte che hai in mano, spostiamole in cima al mazzo. Quindi le mettiamo al sicuro così. Perfetto, in questo modo hai predisposto una carta per ciascuno di noi e la mia sarà un asso. Sì, ma gli altri hanno una donna che non è la cosa migliore. Tuttavia un asso da solo non mi assicurerà la vittoria. Ripeti quello che ti ho insegnato in modo che tutti avremo due carte e le mie saranno una coppia di assi. Quindi devo continuare a scorrerle, perfetto. Vedete, per errore per lui ho cliccato verso il basso. Non so perché, su controllo cinese del manga, di certo non aiuta. Dove boia è quel cocchio di asso? Perfetto. Poi niente, non ce la faccio con sto cocchio di controller. E se vado a tastiera ovviamente gli romperà le scatole. Ecco, ricomincia la manche. Proviamo mouse e tastiera. Questa volta cambia perché devo letteralmente trascinare a manina le varie carte. Ok, poi prendi il jack e il 4 e le mettiamo al sicuro. È più facile, ma c'è comunque un rischio considerevole. Non l'hanno ottimizzata bene sta parte. Ottimo! È ottimo un cocchio. Aspetta, ora devo andare avanti con la cocchio di tastiera, però.
Il finto miscuglio all'americana è... È un finto miscuglio all'americana. Comincia tagliando il mazzo in due pile. Quindi tengo premuto. E cosa vuoi dalla mia vita? Come per molte tecniche di falso miscuglio, inizia onestamente, assicurandoti che entrambe le metà vengano intercalate. Ma osserva attentamente. Hai notato la pila nella metà superiore del mazzo? Non so neanche cosa stiamo facendo, Conte. Tieni d'occhio quella pila durante il miscuglio. Non devi mescolarla. Ah, parla di questa. Non siamo qui per giocare pulito. Il segreto per tenere al sicuro la pila è rilasciare le carte della metà superiore del mazzo più lentamente che dal fondo. Sì, ok, ho capito il ragionamento, ma la tecnica mi sfuggi e... Così, quando le carte in fondo terminano, la pila è ancora indisturbata nella metà superiore. Basta far cadere la pila in cima al mazzo ed è fatta. Prova! Ok, ah, quindi prima seleziono una delle due. Ok, che lo deve aver capito. E poi l'altra. Rimetti insieme le carte e guarda la tua pila. È al sicuro! Ok, sperando che l'avversario non se ne accorga. Ecco, credo che adesso tu abbia capito, ma è un po' macchinoso, vuoi ripeterlo? Andiamo avanti e speriamo che durante la partita io non faccia boiate, ma non faccio promesse. Molto bene, adesso diamo un'occhiata al taglio innocente. Ah già, non è finita. Questa tecnica, semplice ma ignobile, ci consente di controllare esattamente dove viene effettuato il taglio. Non è molto diverso dal taglio successivo al miscuglio inefficace. Tuttavia, stavolta è l'avversario a tagliare. Io mi controllo il mio bicchiere di vino. Proviamo. Ma non l'ho mai fatto col mouse di stasera. Inizia facendo cadere alcune carte. Quindi devo fare così. Beh. Oh maronne, è tutto differente. Adesso fai uno stacco interno in cima al mazzo. Servirà a segnalare il punto in cui vuoi che il mazzo venga tagliato. Quindi faccio così. Ok, ottimo. Adesso mescola il resto delle carte in cima. Quindi così, così e così. Quindi devo rifarlo manualmente. In questo modo creerai un piccolo intervallo nel mazzo. Perfetto. Ok, dovrei averla eseguita correttamente. Quindi offrilo al nostro obiettivo. Ah, e sarà lui a dividerlo più o meno lì. Osserva mentre taglia in modo naturale nel punto dove si trova la carta piegata. Ah, quindi lo stiamo plagiando noi stessi. Che sciocco. Sto parlando di se stesso, Adesso ripristina la pila rimettendo insieme il mazzo. Perfetto, basta, non devo fare altro. Perfetto, ben fatto. Ora è il momento di provare tutta la strategia senza il mio intervento. Oh, porca di quelli per porca. Allora, aspettate, perché come ho detto, con il mouse è un cocchio di casino. E tutto questo vi ricordo che andrà fatto mentre la barretta maledettissima sale e io devo evitare di far boiate dove boia è l'asso, maronne. No, è un casino. Eccolo qua, con quel cocchio di mouse e tastiera. Aspetta. Che c'è? No. Ancora quello stesso problema di prima. Porca di quella suprema porca. Ok, l'importante è che l'asso sia sopra. Ok, e ora mescolo anche le altre. In teoria l'ho fatta sbagliata, ma è corretta. Allora devo fare prima verso il basso, poi fare un taglio. Perfetto. E poi rimescolarle verso il basso. Aspetta che sto facendo al contrario. Il nostro avversario ovviamente fa un taglio lui stesso. Ora lui mi darà probabilmente errore, ma tecnicamente lo... Ah no, ottimo lavoro, perfetto. È un casino il tirapiedi ignaro. Ma ti prendo io i piedi e te li tiro via, porco cane. Penso che tu sia pronto, ma non è vero mai nella vita. Ma se vuoi esercitarti ancora, non sarò certo io a impedirtelo. No, andiamo avanti, la devo provare, tanti saluti. Bene, non bisogna stancarsi inutilmente. Ammetto che attendo con ansia i bagni quanto il denaro. È passato troppo tempo per me ed evidentemente una vita intera per te. Ah ah, molto simpatico. Non c'è nulla da ridere. Oh, Dio fan, un cocktail di povertà e paura. Signore, lei è simpatico come un gatto attaccato ai maroni. Ma io posso farmi un bagnetto? Scusate, c'ho ancora la placenta attaccata sotto le ascelle. Presumo che questo sia il nostro avversario. Questa la farò con la più bassa scommessa possibile. Signore, possiamo unirci a questo tavolo? Ma sì, certamente. Aspettate che appoggio il controller, che ce l'ho in mezzo alle balle, nel vero senso della parola. Non credo che ci abbiano già presentati. Charles Legan, conte di Saint-Germain, nobile e indolente in viaggio. E mio figlio Eugene. Eugene, ovviamente. Perdonatelo, non è un tipo molto loquace. Ok, je chiamo. Che tutti c'avevano le carte a portata di mano, che non c'era molto da fare, come ho detto all'epoca. Allora, non cannarla, Lonino. Porco cane, c'hai una mare di denaro, ma come avete visto, il denaro non è un problema allo stato attuale. Allora, quindi loro si mettono a chiacchierare lì. Ok, 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 perfetto. Scarta un'altra carta. Io ora devo ritrovare il prossimo asso. Aspetta, vabbè, prendi il re e prendi... Va bene comunque? No, era secondo lui! Porca...
stato stupido. Lonino, Lonino, che errore da principianti, non controllare la posizione del proprio complice. Allora, come abbiamo detto, lui è in seconda posizione, quindi dobbiamo cominciare a selezionare una carta lì e poi... Che hai fatto? Che cocchio hai fatto? Vabbè, facciamo finta di nulla che è meglio. Perfetto, e un 9, ora l'abbiamo fatta correttamente, scorri tutto il mazzo. Un jack va bene. Ogni tanto fa sti movimenti che mi fanno preoccupare profondamente. Assino? Assino, dove sei? Eccoti qua, piccolo stellino, un 5 e... Ok, abbiamo fatto tutto correttamente? Direi di sì. Aspetta, poi cos'è che devo fare qui? Ah, il coso del mescolamento? Aspetta, no, di qua più che altro. Ok, e poi da quest'altra parte. È complicational. È molto complicational. Ora aspetta, era verso il basso. Stacco laterale. E vai, 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 mescola tutto, mescola tutto, mescola tutto. Che tecnica bastarda. Come ho detto, non me ne frega se perdiamo denaro. Allo stato attuale voglio solo completare la scenetta, sì, qua, la parte della trama. Manche vinta per bucio in mano. Siamo pieni zeppi di denaro. Ma che imbroglio è questo? Ma no, abbiamo vinto legalmente, santo cielo, signore. Oh, oh, sta arrivando gente all'improvviso, da dove? Oh, oh, perché ci sono i gendarmi? Vi ho trovato, furfanti, catturateli! No, non farete nulla di simile, davvero? E voi chi sareste? Maestro Lagan, le mie scuse, non avevo intenzione di interrompere la vostra partita. Maestro? Sì, sono il procuratore del re presso il Parlamento di Toulouse. Colonnello, smettetela con queste sciocche smorfie e unitevi a noi. Ma queste persone sono bari assassini. Potete sempre arrestarli più tardi. Abbiamo una partita da portare a termine. Ok, è più importante il gioco d'azzardo? Anzi, adesso saranno cocchi in mani. Porco cane. Ok, come ho detto, manteniamo basso il tutto. Non possiamo permetterci rischi inutili. Allora, il conte è secondo, quindi dobbiamo... Aspetta, andare di donna, poi di... Ah, aspetta, asso... No, era il contrario! Porco cane, era il contrario! Adesso sì, io vado anche a prendere due carte. Non ho calcolato la quarta persona. Allora, ricomincia, ricomincia, aspetta. Allora, donna va bene, tre va bene. Trovami un cocchio di asso adesso. Boia di quel cane. Ok, e poi un 5. Ora è corretta, stacca. Perfetto, un 10, un 9... Trovami un altro cocchio di asso, maronne. Non guardo neanche la barretta sotto, perché mi serve un'ansia di pro. Porzioni bibliche. E ok, perfetto. Ora dobbiamo andare... Ah, aspetta che c'era questo, è vero. Questo, 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 questo. No, questo tendenzialmente. Ok, e ora... No, va bene. Dimmi che va bene, dimmi che va bene. Il tizio sospetta cose, il tizio sospetta cose. Aspetta, verso il basso, verso di qua. Verso il basso, 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 basso. Ok, dimmi che l'ho fatta corretta. Ho un dubbio sul mescolamento dei due mazzi, perché come ho detto col mouse è un cocchio di casino. Ok, l'abbiamo vinta comunque. Che bucissimo. Urrà. Che succede? Santo cielo, di nuovo. Amici, il vostro gioco è in fingardo. Spero che non stiate barando, ma vi assicuro che siamo onesti come Somaris. Oh no, ho capito cosa vuoi fare, ma non posso farlo con il mouse. Oppure sì, allora aspetta un secondo. In verità è anche più semplice. Oddio, per un secondo mi sono cacato. Non la vedo quella cocchia di barretta. Quanto vuoi puntare? Ok, no, ma non posso fare un'altra. È impossibile, non ce la faccio fisicamente a fare un'altra. Oh, porco cane. Ostra, super porco cane. No, la barretta è troppo alta. Porca boia, aspetta, mi serve un asso, mi serve un asso, mi serve un asso, mi serve un asso. Dove boia è l'asso quando serve? E dai, asso! Mi sei inculando per forza? Ok, perfetto. Oh oh! Mi sa che ci hanno fregato tantissimo. Guardate, monsieur, hanno barato, li ho visti! È davvero un problema. Arrestateli! Avete un mandato d'arresto? Ma naturalmente. Ma signore, siamo innocenti. Accusa o esita? Potrei accusare io stesso? Cosa? State dicendo che il baro è il colonnello Gabriel? Maestro Lagan, è proprio quello che sto dicendo. Forse lo abbiamo fregato tantissimo. Come osate? Ok, gli abbiamo messo una carta sotto il culo. Cosa ci fa quell'asse sulla vostra sedia, colonnello? Ha funzionato di prima. Io? No, io! Basta così. Questo è un problema, colonnello. In buona coscienza non posso permettere che prendiate questi uomini. Siete liberi di andare adesso. Vi ritroverò! Meglio levare le tende, gente. È già tanto che l'abbia completata col mouse. Controller, torna a me. Che è stata complicata.
No, vi giuro, gente. Non potete farmi tirare sti cocchi di porchi. Mi sa che non faceva neanche parte della trama. Ok, ritorniamo al campo Kaskarot, che mi sono cascate le mutande e tutta la voglia di vivere. Signor Mago, ancora che gioca a carte, ma non fa niente tutto il giorno. Lei lancia le carte, fa i numeretti. Buongiorno, giovanotto, hai un aspetto alquanto pittoresco. Ah sì, sempre l'aspetto pittoresco, tutte cose. Come siamo messi col fondo? Complessivamente tu e il conte avete donato 990 luigi alla nostra causa. Molto generoso. Ma devo donare ancora? Scusi? Il conte ha detto che avrebbe lasciato 140 luigi. Sei libero di dare quello che vuoi. Un calcio in culo a tua nonna? Dobbiamo fare almeno la stessa somma? Sì, però siamo sempre lì, porca di quelli per porca. Diamo un po' più del conte. Ci restano 70 luigi, più che sufficienti per scommettere ancora. Buona signori, oggi direi che ci possiamo anche fermare qua. Ci siamo salvati veramente per pochissimo di sto passo, siamo onesti. Il conte ci porterà a una morte prematura. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate e lasciate un bel mi piace o vi abbandono coi pirati. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!